Tanto abbiamo un cazzo da fare, questo non va. Grande De Kerry, che quando sei fuori casa, nonostante tutto, continua a guardare Fieric. Oh, De Kerry, stamattina, tipo, ero in Discord con Clap, metto il vodcast, dopo 3 secondi che ha aperto il vodcast, sei arrivato in chat a salutarmi. Ho detto, probabilmente, e se no che De Kerry il 90% delle live è il primo che entra in live a salutare, ho detto, lui avrà visto la live, avrà salutato come sempre, anche se è un vodcast, ma io nel vodcast l'avrò salutato perché quasi sempre è il primo che entra. Bella zio Franzo! Se ti trovi male qua, torna a casa tua, il mondo è grande! Eccolo, Volpe Dio, mamma mia ragazzi, stamattina siete tutti on fire! Siete tutti on fire! Ah, grazie, Volpe Dio, anch'io ti voglio bene. Troppo gentile, raga, troppo. No, il Doran, dai. Grazie, Volpe Dio. Ma siete on fire oggi? Stamattina. Stamattina, ragazzi, ho fatto un vodcast. Stamattina. Qualcuno ha scritto stamattina? Non capisco, ragazzi. Stamattina. Si dice così da noi. Stamani, se volete dirlo in modo più aulico, ma da noi è stamattina. Avviato alle 11.47. Volete il modo... Ragazzi, parliamo in modo aulico. Stamani ho avviato il vodcast. Grazie, Lollo Dona, per i cheers. Troppo gentile. Anzi, la ringrazio, Greggio, per codesta donazione. Il mio apprezzamento è elevato. No, ma hai detto adesso stamattina, se tutti on fire, hai detto stamattina al posto di stasera. Perché stamattina ho messo il vodcast. Bella, this is a bug, come non te l'ha fatto condividere? Perché stamattina ho messo il vodcast, in quel senso lì. Cioè il vodcast, cioè la riproduzione della replica l'ho messa stamattina. Cioè stasera ho fatto la live, stamattina ho fatto il vodcast. E quindi ho missato la Q, mannaggia. L'ho tirata sul minion. Potete chiudere ste porte, per favore? Adesso mi pusha un botto lui. Ok. Madonna santa. È che lui c'ha anche l'ignite, ragazzi, attenzione, non dimentichiamoci, però non ha più mana. Donna santa. Vediamo se riesco a prenderlo. No. Me l'ha shottato il carretto. Anche se ci avessi tirato la Q sarebbe morto. Ormai non ha più mana. Non è che può fare molto. Forse è meglio se partiva di Doran Shield. Non so se ha il mana per... Non so quanto... Ok, ce l'aveva il mana per la W. Come pensavo. Devo fargli la finta e basta. Lui ha TP Ignite. Ha il mana per la W, quindi gli facciamo una finta. Ok. Mo' andato back. Frizziamo. Yes,
cerchiamo di... E vabbè, allora vaffanculo, cioè non so che dire. Manco con la cura riesco a prenderlo. Muore di infarto, non lo so. Ah, guarda, sto a frizzare. Minchia. Dai, che palle. Guardate con quanta vita è rimasta. Potevo giocarmela meglio e cesarlo fin da subito, però vabbè. Mo' dentro è una Rebecca lui. Ora arriva il jungler. Guardate che mo' arriva Swain. Cazzato nero. Inizia un po' a sentirlo il male, c'è da dire questo. Ma arriva Swain per forza, ragazzi. Diciamo che la push. Meno che non lo vedo in un'altra lane. Potrebbe facilmente arrivare Swain. Faccio anche vado back e arrivederci. Devi partire con questa, sì. Questa e questa. LOL, dai, fa schifo. Butto nel cestino. Nostra di care, attenzione. Sivir con due Doran. Nostro amico comunque non ha più le summoner, come neanche io, però beh. E adesso devo fare il cancer, e quindi... Spara così tante minchiate che non posso non guardarlo. Eh beh, non c'hai tutti i torti. Il bello è anche quello, non per forza di seguire il gioco che ti piace. Si può anche seguire lo streamer che ti piace, a prescindere dal gioco. O no? Che la gente è molto fissa su sta cosa qua. Secondo voi ai variety streamer, cioè quelli che guardano i variety streamer, gli piace per forza il gioco? Scusa, uno che cambia gioco ogni settimana? Tenga. Sì, Nocturne. Capisco la tua frustrazione. Arrivederci. Ho percepito l'imbarazzo nella sua ulti della serie. Ha ultato, che cazzo sto facendo? E poi è morto. Attenzione, nella GG. Nella nostra Italia non c'è spazio per i campi rom. Qualcuno è felice o sbaglio? Bella Nerdandre, buonasera anche a lei. Mettiamo la Fornero e la Boldrini su un gommone e vediamo chi se le prende. Nocturne top, ragazzi. Tieni, a casa. No, non ce vado back. A casa!
Mind Game. Vedo che stai già divertendo. Io mi sto divertendo, quello sì. I nemici un po' meno. Io mi sto divertendo. Come gli ananas stanno sulla pizza. Hai ragione anche te. Specialmente questo Nocturne, oltretutto. Ah, se contro un Tino Top non puoi fare niente. Ma in realtà puoi fare di cose, ma non con Nocturne Ignite TP. Con quello fai ben poco. Corri Timo, vai! Poi ormai sono troppo fidato, lui non può veramente far nulla. Scusa, ti levi dal cespuglio gentilmente? Per me non è stata una buona idea. La pensavo giusta. Cioè, nessuno va sul fungo. Vabbè. Questi pick esotici. Bella, Giorgia. Buonasera. Questo pick è veramente esotico. Il Timo full AP, quello ignorante. Ok, ok, arrivo. Dai. Posso? Grazie. Io sono Timo, io esigo. Pretendo. Pretendo di essere io come a capitanare il mostro. Ma perché? Scusami, te lo piazzo nel culo? Vabbè. Quindi Nocturne si è stancato. Capisco. Ah. Vabbè, io tiro giù tutto. Senza il minimo problema. Ecco qua. Prima torre così, ciao. Allora non frega ovviamente un cazzo. Quella pinga... Quella si sta... Oh, Nocturne si è stancato, non ci viene più qua. Chi se ne frega se prendo un cuore? Io distruggo tutto qua in top. Guarda qua. Non sembrano interessati a salvaguardare la loro top lane. E a sto punto direi neanche la loro base. Vabbè, sono scelte. Va bene. Ragazzi, è stato un piacere giocare con voi. Oh, salve.
Buongiorno. Che dire, ragazzi? Sono scelte. Loro hanno scelto di perdere qualsiasi cosa in top lane. Allora. Gunblade. Si sono svegliati. Ma poi Nocturne ha ultato, ma non mica è venuto addosso. Finché non arrivava Galio sapeva di morirci. Andiamo. Ok, il danno direi che ce l'abbiamo. Il fiore l'ho tirato a cazzo, ma non ne frega nulla. Salutami. Pat! È una trollata! Guardate qua in top lane quanto sono interessate a difendere la propria base, la propria partita. Tantissimo. Cioè, loro giocano per difendere la loro base. E poi la gente pensa ancora che Teemo full attack speed sia il meglio. Ah. Buongiorno. Ero pronto a flashare, ma a quanto pare non è servita. La Lich Bane, non saprei cosa farmene, direi che i danni già li ho. Ma qua, a quanto pare, nessuno è interessato a venire in top lane. Ciao ragazzi, vi sto sfondando qualsiasi cosa. Volete giocare? No? No, gioco da solo? Ma non è divertente se gioco da solo. Ah, ok. Infatti lifesteal, beh, mi sto facendo la questa qua, quindi sì. Faccio un po' tutto. Era una Q quella. Ah. Vado con Vincenzo, sono bronzo 5, non so lui com'è messo, com'è situato in questo momento. Donna. Mi scusi lei? Ah, a casa! No! Mia! Oh, ma non ha preso... Oh, pazzi, pazzi! Ma quanto gli ha tolta questo? No, prendi il fungo, figlio di puttana! Sì, l'ha preso Galio! Galio ha preso il fungo, Swain è morto! Nashor Tooth, ma non so cosa fare. Ma tiro una Q, perdono 9 decimi di vita. Cosa me ne faccio del Nashor Tooth? Cioè, prendo Ability Power, altro che Nashor Tooth. Bella ulti, Marza, complimenti. Si vede che lei è un vero uomo. Arrivo, ragazzi. Che poi non ho esagerato AP, Ne ho 252. Mi fossi fatto la build di Ezra con Lich Bane e... Cioè, quando ho fatto la build di Ezra, no, con il Mejai e il Rabadon, a questo minuto avevo 500 di AP. 500, pensate. Qua ho la metà. Pensate col doppio di AP. Però è anche vero che col doppio AP non avrei avuto... la Gunblade che avrebbe fatto quel danno lì sull'auto attack. Però mi scusi? È un po' veloce quello.
Avessi avuto flash e ghost l'avrei killato. Enemy double kill. Tieni! Ah! Oh cazzo, aiuto! Piate un po' di funghi, coglione. E vabbè. No! Ma Mastery cosa ha fatto? Perché Mastery non ha fatto niente? Ah no, vabbè, ha killato sti due dopo che io li avevo distrutti, tra parentesi. Ah, ma è il jungler, Swain, è vero. È 4 livelli sotto di me. Buona sapersi. Ormai quello lì ha capito che sarà Magic Resist. Anche Galio. Gli altri non ce l'hanno, però... effettivamente. Vai, facciamoci la penetrazione. Quel Mazza è lo stesso che ha fatto uno degli ultimi Bronze Time di Starsky. Pikachu 946. Ah no, ah, no, a parte per il nome. Ah ok. Cioè è lui, però non ha quel nome. Minchia, non vedo quello start, ragazzi, dalla season 4. La BT First Item. La vado a prendere. I want Sivir. Ah, ma sta già morendo da quello. Ma che cazzo. Via. Ho avuto il mio risultato. Ho voluto Sivir e Sivir ho ottenuto. Bitch. Che cosa? Ma Sivir... ah, è 0-5. Vabbè. Le ultime, sì, ma mi hanno tirato di tutto, ma va bene così, ragazzi. Va bene così. Volevo Sivir e Sivir ha preso. Io ciò che voglio lo ottengo. Come un vero uomo, del resto. No, ragazzi, non sento comandi di Salvini. Di certo non li senti perché non puoi farli. Magari fai il sub, così puoi sentirli quando vuoi. Mettiamo la Fornero e la Boldrini su un gommone e vediamo chi se le prende. Dopo giochi Ezreal jungle. Beh, gioco Ezreal, poi se giocarlo jungle vediamo. A me per adesso piace full up in mid lane. Noi mandiamo una letterina a questi signori dicendo: fra tre mesi si sgombera, fra tre mesi qua arrivano le ruspe. Arriva la banda, ragazzi. Ciao, mi chiamo Roberta Villa. Sono una giornalista, ma sono anche laureata in medicina. Grazie. Attenzione, ha avvistato la preda. Preda avvistata! Molto interessante. Avrei fatto anch'io, guarda. Devo flashare? No, dai. Prenda Mordekaiser, ecco. A casa. C'ha il blu, è mio! No, no! Datemelo! No! Il mio blu! Poi? Altro?
Madonna, aspetta che mio. Ma il blu non c'è più, ma c'era un blu prima. Chi l'ha mangiato? Chi ha osato fottermi il blu? È incredibile come anche lo stream in più troll posso aiutarti a tirare su. Devo reggerti il cazzo per pisciare. Cos'è che devo fare? Non è colpa mia, non sto facendo niente. Poi mi entri in live così, io mi sto spaventando. Bella Paolo, come stai? No, mi sa... Ma perché sta... Oh. Okay. Stava attaccando quello sbagliato. A casa. A casa! Salve ragazzi. Ma c'ho un ignite addosso. Chi è che mi ha messo l'ignite, ragazzi? Ho un ignite. Volevo quella kill, ragazzi. Radbadon. Fanculo la penetrazione. Ragazzi, killare Sivir è sempre worth. Sempre worth, sempre. Nocturne e Afk. E beh, del resto. Meglio del flash grab di Paolo. Bella Thomas, buon cercaggio. Buon cercaggio di fidanzata. Bella Elisa. Ecco, è qua Thomas, torna qua, c'è Elisa che vuole conoscerti. Sì, va bene, ok, sì, me le infilerò nel culo anche qui. Basta, non mi interessa. Bravi ragazzi. Vedo che loro si sono messi d'accordo per fare gli stessi danni. Ma che è? L'ha fatta apposta. Ah. Come faccio a uscire col bronzo con 13 fps fissi? Cos'è? Una nuova challenge? Più facile uscire trollando che uscire con 13 fps.